ripartire dopo i mesi più duri di emergenza e farlo dal capitale umano. Venerdì 19 novembre al Gran Teatro Geox di Padova, l'Assemblea Annuale di Assindustria Veneto Centro, a cui hanno partecipato circa 1500 persone, ha fatto il punto sulle prossime sfide per le imprese. La ripresa c'è ed è certificata dai numeri, ma l'obiettivo è fare in modo che si consolidi e non sia un semplice rimbalzo. Da qui la necessità di una riflessione collettiva che coinvolga governo, imprese e parti sociali, mettendo al centro la persona per superare le incongruenze presenti tra domanda e offerta di lavoro. Potrebbe essere il petrolio d'Italia, perché se guardate il capitale umano è quello che ci rende ancora veramente competitivi nel mondo. Noi abbiamo un capitale umano di qualità, non ne abbiamo così abbastanza. In un momento come questo, diciamo, definiamolo non post-Covid, ma comunque di ripresa importante, e l'altro fattore limitante è rappresentato dalla mancanza delle risorse umane. Ed è la condizione che oggi necessita il mercato del lavoro, un grande investimento sull'orientamento, sull'occupabilità, sulla presa in carico delle persone per governare questa forte asimmetria, questo disallineamento tra domande e offerta di lavoro. Un capitale umano che va soprattutto formato e trattenuto, a partire dalle scuole fondamentali per la costruzione della società del futuro, fino agli ITS, all'università, dove deve essere centrale il rapporto con il mondo del lavoro. Ma la sfida del futuro è anche quella demografica, con una decrescita ormai consolidata da decenni e che si riflette sulla carenza di manodopera. Invertire la rotta si preannuncia un percorso lungo. Tuttavia, la necessità di capitale umano è impellente. Le risorse allora possono venire anche dall'immigrazione, beneficiando della capacità inclusiva del Veneto. Questo sarà il compito della politica, ma non solo della politica, insieme anche all'azienda, insieme alla società, trovare una formula nel breve, perché questo sì nel breve ci deve aiutare rispetto a un medio lungo della decrescita demografica che avevamo, deve aiutarci a far arrivare un'immigrazione ordinata, precisa, ma che possa essere d'aiuto al nostro territorio. Altri fronti su cui intervenire per rilanciare la produttività del territorio saranno la transizione ecologica, ormai indifferibile, ma da attuare nei giusti tempi, e il digitale, caratteristica sempre più distintiva delle imprese competitive. Fondamentali da questo punto di vista saranno le risorse messe a disposizione dal PNRR, un'occasione da non sprecare per ripartire davvero. Questo piano nazionale che ci permetterà di arrivare al 2026 con nuova forza, nuova capacità e finalmente un paese che potrà guardare al futuro e alle prossime generazioni con grande orgoglio.